volte nei nostri viaggi ci imbattiamo in cose particolari, o affascinanti, o addirittura misteriose. Ed è a Villa Latesa di Strana che questa sera storia e spettacolo si fondono insieme, sotto la magia delle stelle e il chiaror di luna. Buonasera, Sindaco. Buonasera, Ida, e benvenuta in Villa Lates. Grazie. Sindaco, questa è una serata magica. Abbiamo voluto sposare storia, cultura e musica, buona musica, il bel canto dell'opera. Infatti abbiamo voluto anche immedesimarci con questi nostri bei costumi proprio nello spirito dell'epoca del Settecento, perché questa è una villa settecentesca che sposa arte, cultura, armonia e bellezza. Certo. Abbiamo parlato di cose misteriose, certo, è proprio vero, è proprio così, perché qui abbiamo la casa dei Carrion, ma non dei Carrion normali, anche questi hanno una loro bella storia. Sì, infatti la villa è stata costruita nel 1715 dal giovane architetto Giorgio Massari e come la vediamo oggi è caratterizzata però dall'ultimo suo proprietario, che è stato l'avvocato Bruno Lattes, e lui, lasciato la sua attività forense, si è dedicato poi a viaggiare in tutto il mondo ed era una persona, come lui si definisce, ottimista, gioviale, ma anche molto spiritoso, ironico, e quindi la sua passione è stata quella di raccogliere in ogni dove automi e carillon che lui aveva piacere di far suonare la sera, addirittura li faceva partire tutti insieme ed era la cosa più bella per lui a fine giornata, ecco, sentire questi carillon, il suono di questi carillon, e noi vogliamo proprio oggi anche scoprire e ricreare questa bella armonia per tutti voi. E allora, Sindaco, andiamo su a vedere al secondo piano la nostra casa dei carillon. Ed eccomi con Paolo Tamagnino e Pisana Bianconi, i primi proprietari di questa villa, vero? Certamente, è stata costruita nel 1715 da Paolo Tamagnino, dall'architetto Massari, che era anche un po' suo parente, questo architetto Massari. Era giovane, aveva l'età di sua moglie, che lui aveva 22 anni più di Pisana Bianconi, più o meno come noi raffiguriamo. Come voi due. Esatto. E in questa circostanza sembrerebbe dall'ultimo proprietario, che è stato anche un piccolo romanziere, che ci fosse stato del tenero tra i due, e quindi la visione architettonica dell'esterno delle barchese che si congiungono con la mura è un abbraccio femminile, secondo l'interpretazione dell'ultimo proprietario. Della Repubblica di Venezia si parte con il tamburino. Sì, è il simbolo del museo di Villa Lattes. È stato fabbricato a Venezia nella seconda metà del Settecento ed è un pezzo unico al mondo. Allora, Maria Grazia, facciamo il giro per tutta questa splendida villa. Facciamo vedere ai nostri telespettatori come si viveva una volta. Sera qui ascolteremo buona musica, il bel canto, e non poteva mancare in questa villa la stanza della musica. Certamente, dopo il restauro della villa è stata adibita proprio come sala della musica, in quanto l'ultimo proprietario, l'avvocato Lattes, era un dilettante musicista, e in questi parco, in queste stanze, prima della sua morte venivano vari concerti dilettantistici, ecco, diremo così, con gli amici più cari. Possiamo notare in questa stanza la custodia del clavicembalo dell'avvocato Lattes, che è ancora lì sull'angolo. Maria Grazia, ma te la immagini la vita di una volta? Qui siamo nella cucina, al lume di candela, e i nostri telespettatori potranno visitare questa villa e trovare tutti gli arredi originali. Abbiamo anche delle collezioni importanti di rame.
Sì, infatti qui si può rivivere proprio quello che succedeva in villa tutti i giorni. Infatti questa bella atmosfera del focolare con un camino originale, queste belle collezioni. E nell'altra stanza, la sala da pranzo, ci sono tutte le collezioni di porcellana originali che si usavano. Originali del tempo proprio della villa. E quindi si può veramente vivere come si viveva nel Settecento e quindi una bella esperienza di vita in villa. Eccoci con i nostri carillon, uno diverso dall'altro, uno più bello dall'altro, ma ce n'è qualcuno che tu preferisci, vero? Certo, Ida, sono tutti molto particolari e affascinanti, ma guardiamo per esempio la pianista che suona poi un valzer, oppure osserviamo la giocoliera, ecco, che fa il suo gioco. La bambina con la gabbietta e poi ne uscirà una sorpresa. E poi non scopriamo tutto, naturalmente, perché i nostri telespettatori potranno venirle a visitare quando? Quali sono i giorni di apertura di questo museo e gli orari? Il venerdì, sabato e la domenica, sia la mattina che il pomeriggio. E naturalmente non saranno soli i nostri visitatori. No, ci sono le guide che accompagnano di Euro in Promos e poi abbiamo anche dei tablet e un'app che li guida anche all'ascolto di tutti i nostri carillon. Quindi potranno vivere questa bella esperienza in villa. Questo era uno dei carillon che piaceva di più all'avvocato, ce ne sono pochissimi esemplari al mondo. Certamente, e posso farvi vedere come funzionava alzando questo quadro lentamente, così, e guardiamo sotto praticamente il funzionamento. Questo aveva una caratteristica, che l'orologio usciva dal quadro, quindi funzionava come l'orologio sul quadro e mentre giravano le ore batteva i colpi, senza contare che questo rullo qui dentato faceva altra musica che non è funzionante attualmente. Ma Amadio, qui noi abbiamo dei carillon particolari, sono addirittura in teca. Certamente, sono gli ultimi restauri che sono venuti tramite fondazioni o anche privati, i quali finalmente possono ritornare alla bellezza naturale. Il porta oggetti che c'è lì è dell'avvocato Lates durante i suoi viaggi, come lo abbiamo visto dall'altra parte. Cosa succedeva, Amadio, in questa stanza quando si era stanchi di ascoltare questi carillon? L'avvocato praticamente portava i suoi ospiti qui, suonava il campanello del telefono, faceva finta di prendere questo, adesso non funziona più, ma nel momento in cui prendeva si apriva praticamente il cordiale per il bicchiere della staffa. E allora facciamo così, noi dal brindisi della casa dei carillon, sindaco, passiamo al brindisi dell'opera del giardino. Sindaco, l'opera fa parte della cultura italiana, non andrà mai fuori moda. Questa sera il Barbiere di Siviglia. Assolutamente sì, Ida. Quante arie d'opera abbiamo sempre nella testa e fanno parte della nostra cultura popolare ed è bellissimo ascoltarle questa sera in questo parco di Villa Lates, sicuramente scenografico e con grandi suggestioni. Ci aspettiamo una serata ricchissima di emozioni. Sì, abbiamo tra l'altro tutto esaurito già da giorni. Infatti è molto sentito questo tipo di eventi proprio perché fa parte anche di tutta una stagione che noi abbiamo qui nel Parco della Villa, dove proponiamo opera, teatro, cinema, concerti, e le persone ci tengono perché è un posto sicuramente suggestivo e con la luna stasera sarà davvero stupendo. E poi, e che luna, luna piena. Guardi bene. Ma stasera c'è qualcos'altro che ci farà sognare. Ah, che cos'è uno spettacolo sotto le stelle? Che cos'è un'opera al chiar di luna, Amadio? Questa sera facciamo l'opera del Barbiere di Siviglia, vedete che stanno già facendo le prove e quindi ci stiamo cimentando per la prima volta nel parco di Villa Lates con un'opera. Di solito facevamo concerti lirici,
ma questa volta abbiamo un impegno, ci siamo impegnati anche grazie al contributo comunale per questa eccezionale serata qui in Villa Lates. Quanti figuranti questa sera per quest'opera importante? Sono circa il coro, il Giardino Fiorito, e poi sono 8 personaggi che sono i clou dell'opera. La caratteristica è che la facciata della villa farà da scenografia all'opera, tanto che Rosina all'inizio canterà proprio dal balcone lì sopra, come nel palazzo di cui è stato interpretato in Spagna. Il nostro viaggio a Istrana termina così, lasciandovi il ricordo di un pianoforte e di una bella voce a rallegrare i vostri cuori. Grazie, gentili telespettatori, di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata.